Grazie. Allora, io intanto ringrazio perché non è certamente una cosa semplicemente doveroso, dicevo all'inizio, perché io sono molto affezionato a questo museo che ritengo uno dei più bei musei della regione, sicuramente. E poi, tra l'altro, è stato un po' l'inizio, da un certo punto di vista, della mia, fra virgolette, carriera, se si può dire, di paleoradiologo, quando, grazie insieme al professor Costantinides, oggi è qua presente, che quindi molte di queste cose che vedete le abbiamo fatte insieme, quindi abbiamo studiato le tre mummie che avete visto giù e poi abbiamo applicato questi sistemi anche alla medicina legale. E quindi volevo farvi un po' un excursus, una introduzione abbastanza corposa a quello che andremo a vedere in fondo, perché poi in fondo non andiamo a vedere tecnicamente la ricostruzione di tre persone, di cui vedremo la storia attraverso la scansione radiologica, attraverso quello che abbiamo potuto vedere. Ma quello che è interessante è quando ci si mette veramente a ricostruire un volto, che sia in questo caso di una mummia, che sia di un cranio che del neolitico, o che sia, ahimè, un cadavere irriconoscibile, magari di pescato nel Golfo di Trieste, ci sono dei problemi, dei sistemi, e la gente si domanda: ma quanta roba di questo che avete visto oggi è fantasia? E allora forse conviene fare un discorso di questo genere, cioè la ricostruzione dei tratti facciali è uno strumento importante in campo forense. Proprio per il riconoscimento di cadaveri riconoscibili, e viene applicato in archeologia per ritrarre il volto di persone del passato. Ora, diciamolo subito, nonostante che siano passati più di 120 anni, vedete voi sulla vostra destra, vedete il cranio di presunto, ma a questo punto è lui, di Johann Sebastian Bach, e la sua ricostruzione da parte del professor Isse, che lui era un famoso anatomico dell'Università di Lipsia, non per niente uno dei fasci del cuore, della conduzione del cuore, si chiama appunto fascio di Isse, e lui per primo, usando la stessa tecnica che usiamo adesso, lui si mise a misurare parti molli di tutti i cadaveri prussiani di cui aveva a disposizione, ricreando un volto. Quel volto assomiglia molto al ritratto di Johann Sebastian Bach. Mentre alla vostra sinistra vedete un personaggio straordinario, Michael Gerasimov, a cui Stalin chiese, lui era un anatomico e un artista, per cui Stalin chiese di ricostruire il volto di dal cranio di un famoso ammiraglio della flotta zarista, e da lì lui cominciò a ricostruire i volti. La sua lezione è superata ovviamente dagli anni, l'avrete visto anche al cinema, Gorky Park, un vecchio film degli anni 70. Ma diciamoci la verità, in archeologia uno potrebbe fare quel che gli pare, è difficile che appunto Traiano torni indietro dicendo: guarda, ero diverso, no? Mentre nelle scienze forensi, ahimè, questa metodica assume un aspetto critico, perché sbagliare qua significa giocare sulla vita di un individuo, almeno sulla sua libertà personale. Per cui via via, da Isse in poi, si sono trovate tecniche sempre più raffinate per questa ricostruzione. Su cosa ci si basa sostanzialmente? Questo è una persona, questo è un attacco. Lavorando sulle trasparenze, vedete che tra i punti del cranio, i punti superficiali della cute, ci sono degli spazi, ci sono degli spessori, sia qui si vede bene in anteriore, si vede bene anche in laterale. Allora, il principio è questo: se noi riusciamo ad avere le misure medie di questi spessori, noi rimettendo gli spessori abbiamo una superficie di punti a cui adattare una faccia. Il problema è che
c'è una certa variabilità e ci sono soprattutto alcune cose che sono difficili da determinare. Vedete, la punta del naso, quel pallino verde, non ha nessun'altra corrispondenza. Perché? Perché il naso, come tutti sanno, è sostenuto da cartilagini. La cartilagine ovviamente scompare. Quindi tutte le punte del naso e anche una certa foggia del naso vicino alla punta è sempre ovviamente ipotetica, come è spesso ipotetica la carnosità delle labbra, perché la bocca poggia su dei muscoli che sono i muscoli mimici e lì è veramente difficile. Però poi vedremo, e Caspar Lavater già nel Settecento aveva stabilito un principio per cui non si può andare un naso, una bocca e due occhi possono avere una certa variabilità ma non oltre quella, perché sennò si arriva alla caricatura, cosa che ovviamente non fa parte della natura. Quindi noi abbiamo metodi analogici, ecco di nuovo Gerasimov mentre sta ricostruendo da una parte il volto di Ivan il Terribile, dall'altra parte il volto di Tamerlano, e tra l'altro lui era capace di fare queste cose qua, cioè dal disegno del cranio. Io ho lavorato, lo conosco bene, abbiamo nello stesso gruppo con un'allieva di Gerasimov, loro continuano a fare queste cose, soltanto sono artisti, sono veri artisti forensi, sono straordinariamente bravi, però uno sempre si domanda qual è il grado, appunto, qual è la cifra stilistica dell'artista. Oppure si può fare mettendo gli spessori e poi facendo il disegno, per esempio, attraverso appunto gli spessori. Questi sono metodi bidimensionali, sono metodi bidimensionali. Il metodo tridimensionale è quello di piazzare nei punti, dei punti craniometrici, piazzare gli spessori e poi attraverso un lavoro fatto sempre da uno scultore, di rimettere con la plastilina gli spessori giusti fino a ottenere il volto. Ovviamente, ripeto, tutto questo risente della capacità dell'artista, ma anche della sua cifra stilistica. Tanto è vero che se vedete questi volti ricostruiti col metodo analogico, più o meno sembrano un po' tutti uguali, perché è lo stesso artista, diciamo, nel laboratorio di Milano. Volevo farvi vedere anche questo Dante, vabbè, a parte le fantasie, poi questo è un altro problema. Spesso in queste ricostruzioni ci si fa prendere dalla fantasia, bisogna essere sempre molto onesti e molto corretti. Ora, di Dante il cranio non ce l'abbiamo, cioè esiste il cranio di Dante, ma il cranio di Dante non è stato mai messo a disposizione perché i francescani l'hanno preservato dai fiorentini per tanti anni, lo preservano da tutti. Per cui questo volto è fatto su un calco fatto a memoria nel Novecento da uno che l'ha tenuto in mano per 20 minuti. E poi questo naso di Dante, lo abbiamo visto, tutti fanno un naso, noi abbiamo finalmente il ritratto di Dante di Giotto appena restaurato, il nasone così non ce l'ha mai avuto, ma questo è un altro discorso. Poi c'è un altro problema, poi come lo rendiamo? Voi avete visto, noi abbiamo ricostruito facce bianche, senza capelli, perché si può mettere più che il parrucco? Questo Fulvio lo sa benissimo, è stata una polemica di alcuni anni fa, ma voglio far sorridere, parliamo di cose spesso terribili. Ci fu qualcuno che scrisse al piccolo, sì, ma insomma quando hanno ricostruito i volti delle mummie sono volti disseccati, mentre io ho ricostruito il vero volto di Nefertiti, da una statua tra l'altro. Era semplicemente, questo è un truccatore delle dive. Ora, se voi guardate il vero volto di Nefertiti, assomigliava all'epoca a un personaggio molto noto dal punto di vista politico, per cui mi chiesi quando avrebbero fatto Papi Faraone, ma vabbè, ma questo è un altro discorso. Questi sono rischi, ma questi sono proprio i rischi del mestiere. Poi c'è un altro problema che vi vorrei illustrare rapidamente, cioè la percezione del volto, perché la percezione del volto è importante. Quando noi andiamo a fare un ritratto, noi poi dobbiamo fare i conti su come noi lo vediamo. Non vi farò la storia, che è una storia interessantissima del ritratto dalla preistoria, ma
almeno di raccontarvi questo. Cioè, se è la stessa persona, perché Caravaggio si ritrae giovane e vecchio, vedete l'innocenza verso l'Oferne che è, no? È un po' come il ritratto di Dorian Gray. Se questo è vero, questo è possibile farlo perché noi siamo imbevuti di quella che noi oggi chiamiamo una pseudoscienza, e io dico sempre fortunatamente imbevuti, che è la fisiognomica. Ovvero l'idea che il volto sia lo specchio dell'anima. Questo è un medico napoletano, questo è Giovan Battista Porta, ma che riprende nel 600 una lunghissima tradizione che partiva dai Sumeri, ma anche prima. I Sumeri sono i primi che ce la scrivono, e lui dice questo, come dice Aristotele: quando l'anima muta il suo abito, così muta anche la faccia, muta anche il volto. Per cui se noi andiamo a studiare il volto, come muta il volto, vuol dire che muta anche l'anima. Cioè esiste una corrispondenza di univoca, e tra l'altro lui lascia questo bellissimo trattato dove, vedete, ci sono i volti dei vari animali. C'è il volto leonino, c'è il volto dell'aquila. Vi ricordate il naso di Dante? Col naso di Dante viene da questo, perché il naso aquilino è il naso dell'imperatore, è il naso, secondo il Porta, è il naso dell'autorità, mentre quel volto leonino, sì, è un volto coraggioso, di capitano di ventura, ma insomma non è... Immaginate, qui siamo solo nel 600, dalla fisionomia di Polemone, la naturale degli ingegneri. Praticamente escono continuamente libri sulla, vengono stampati libri sulla fisionomica, e si deve arrivare praticamente alle soglie dell'illuminismo con Peter Camper, che lui nasce a Leida lo stesso giorno in cui sono nato io, ma questo non c'entra niente, ma scrive questo trattato, la dissertazione fisica sulle differenze del viso dell'uomo, ma è come questo sia legato, guarda caso, sia legato allo scheletro. Ma allora, non siamo ancora in un'idea evoluzionistica, ma guardate le prime tabelle, la comparazione fra il cranio di vari tipi di scimmie, no, come va verso l'umano, e lo stesso i volti, come vedete la corrispondenza che esiste tra i volti rispetto allo scheletro dal bambino fino all'anziano. Siamo in un periodo particolarmente interessante, è lui quello che dice che i rapporti della faccia non possono mutare oltre un certo limite. Altro personaggio interessante è l'Avatar. L'Avatar scrive l'analogia corrispondente, e guardate, l'impression of the mind, cioè come appunto questi tratti siano la corrispondenza delle passioni della mente. E dall'Avatar si passa. L'Avatar aveva inventato un sistema per cui lui studiava le silhouette, aveva inventato una sedia apposita con una illuminazione da una parte, lui poi faceva le tratti, e l'Avatar ci ha lasciato tantissime silhouette anche di personaggi famosi, cercando dalla silhouette di stabilirne le caratteristiche morali. A questo punto, in pieno illuminismo, nasce la frenologia va di moda in tutto l'Ottocento, ovvero che la conformazione del cranio, e specialmente della volta, ci dica le caratteristiche della persona. Il cranio è suddiviso in varie aree, ancora oggi si dice quello è il bernoccolo della matematica, ecco, è tipicamente un discorso frenologico. Una protuberanza anomala in una zona voleva dire essere meglio o peggio, eccetera. La frenologia ovviamente poi a un certo punto decade, resta come un gioco da salotto, ma da tutta la fisionomica si arriva al lavoro, all'uomo delinquente di Cesare Lombroso. Cesare Lombroso, oggi disprezzato perché nessuno
o quasi nessuno dei suoi disprezzatori, che peraltro conosco, ha mai letto L'uomo delinquente, cioè si è messo in testa di leggersi 2000 pagine di statistiche. È chiaro che il discorso di Lombroso è un discorso scientista della seconda metà dell'Ottocento, è un discorso fatto al momento dell'unità d'Italia, anche in obbligatorio, cioè bisogna, però molti lavori di Lombroso, e soprattutto con Lombroso nasce in qualche maniera l'antropologia fisica moderna, e i suoi continuatori hanno nomi straordinari: Paul Broca, quello che ha scoperto il centro del linguaggio nel lobo frontale, Franz Boas, il padre dell'antropologia culturale, Paolo Mantegazza, diciamo, il più grande antropologo italiano, con Raffaello Parenti, che poi è sacerdote e che è il capo della scuola di Pisa, Giuseppe Sergi. Quindi diceva, però è sempre pseudoscienza. Attenzione, questi sono, vi faccio vedere tre lavori pubblicati recentemente, si parla uno di un anno, altri 6 mesi fa. Perché? Perché noi, quando guardiamo qualcuno in faccia, decidiamo, il nostro cervello, ora non me lo sto a raccontare, il nostro cervello decide nei primi 30 millisecondi chi è, se è una persona che è amichevole, mi piace o non mi piace, devo scappare o non devo scappare. Questo è un problema che ci portiamo dietro da molto, ma da noi è un problema molto importante, perché noi siamo gli unici che hanno la stazione retta, noi siamo gli unici che mostrano il volto davanti, noi ci guardiamo, noi abbiamo la sclera bianca degli occhi che non hanno altri animali, perché l'occhio possa essere visto, l'ammiccamento possa essere visto da lontano, perché è uno dei sistemi di comunicazione non verbale. Quindi noi abbiamo selezionato, il nostro giro del cingolo fa delle cose straordinarie. Ecco, il riconoscimento adesso, dice, la prima impressione si può predire con l'intelligenza artificiale, e qui ci sarebbe da discutere. Ma la cosa che mi ha lasciato un pochino terribilmente perplesso è questa inferenza automatica di impressioni sociopsicologiche di facce femminili attrattive, cioè come il nostro cervello riconosce la ragazza bella. E questo è già un problemuccio, perché cioè, come si può anche alla fine, no, teoricamente, come si potrebbe modificare il volto per essere tutti belli? Da qui all'eugenetica c'è un passo molto breve, ma l'ancora peggio è questa, anche perché questo è tipico, questo lavoro successivo è tipicamente lombrosiano, inferenza automatica sulla criminalità usando immagini facciali. Cioè sapere se attraverso l'intelligenza artificiale si possa stabilire se uno è un criminale o meno. Il sogno di Lombroso. Peccato che siano cinesi. Peccato che siano, questi studi vengono fatti in uno dei luoghi della Terra meno democratici che esistano, no? In cui non ti ci mettono niente a sparare la nuca, magari, no? Perché sei potenzialmente, ora magari non è vero che i presenti, se c'è qualcuno che viene da lì, mi perdoni, è un po' un'iperbole, però io sarei preoccupato lo stesso. Quindi, e tutti questi lavori, cioè questa scientificizzazione della fisionomica, ci proviene appunto da una tradizione lunga. Quindi immaginate questo, quanti problemi ci sono per ricostruire un volto. Quindi abbiamo detto, ci sono... c'è lo scultore che mette la sua cifra stilistica, c'è la nostra visione fisionomica del mondo, no? Per cui un buon metodo quale può essere? Intanto un metodo digitale, facciamo fare al computer, ovviamente sotto dei controlli, il computer non vive da solo, lo programmiamo noi, ma un sistema che sia minimamente brutto, in italiano non sapevo come dirlo, minimamente operatore dipendente. Cioè dove chi fa l'operazione abbia la possibilità di fare solo piccole operazioni di aggiustamento, ma non la creazione del volto. E questo è il metodo che abbiamo messo su negli anni attraverso quello che noi chiamiamo il best facial fit. Cioè prendere dei punti, allora c'è un programma, c'è un software che serve per tutt'altro, che noi abbiamo adattato, dove riesce a ricostruire
i tratti di un volto attraverso 15 punti facciali e la fotografia. Serve per gli studi psicologici, ma anche serve un po' per divertimento. Voi fate due foto, fate mangiare a questo programma la foto in anteriore e laterale, mettete i punti e vi ricostruisce la vostra faccia. È il lavoro che abbiamo fatto per ricostruire Plinio, purtroppo non c'è, che è il, chi lo conosce, uno scrittore ormai sta diventando famoso per il mio non Friuli, che è Angelo Floramo, curatore della Biblioteca Guarneriana, e il volto di Plinio è un omaggio a lui e anche la sua voce, tra parentesi, l'abbiamo fatto con questo sistema. Ma se noi invece ci mettiamo i punti craniometrici presunti del nostro cranio, questo software funziona perché ha dentro un database che ci hanno messo dentro i punti cefalometrici di facce, di moltissime, non sono tantissime, sono meno di un migliaio di facce di varia etnia, di differente sesso e compagnia bella. Per cui ogni volta che io metto dei punti, lui mi va a cercare nel suo database la faccia più probabile. Questo è un buon metodo. Perché? Perché vedete, il programma è questo, questo è il sistema, e questo è il risultato. È chiaro che questo risultato è un risultato molto approssimativo, decisamente molto approssimativo, però ha il vantaggio, per esempio, per me, che io non so disegnare. Io proprio so fare molte cose probabilmente, ma disegnare no, sono stato una catastrofe dall'elementare, il mio insegnante di educazione artistica era disperato e ho continuato così, so fare disegno tecnico, ma non so fare queste cose qua. Questo programma mi dà un volto, una texture del volto, cioè una superficie, la pelle, mi simula la pelle e la bocca, in maniera che non devo stare a farlo io in maniera molto peggiore. Allora, qual è il sistema? Si prende il cranio, si fa un calco digitale in questo caso, attraverso la TAC, attraverso la fotogrammetria, attraverso diversi metodi, poi si mettono gli spessori, vedete? Sempre attraverso un editor digitale, io faccio tanti cilindretti lunghi, quanto lo spessore che devo andare a mettere in quel punto craniometrico, quindi glabella, nasion, rinion, prostion, tutte queste cose in greco che uno si deve ricordare per forza, non se le ricorda mai. Una volta fatto questo, noi abbiamo ottenuto praticamente una specie di fotografia con i punti giusti. Questi punti vengono fatti mangiare al programma e otteniamo un volto che è il volto medio più probabile del database del programma. Però prendendo questo volto, mettendolo sopra il cranio e attraverso dei sistemi di deformazione, si fa corrispondere precisamente ai punti e noi avremo ottenuto in questa maniera il volto più medio, più probabile per quei punti, per quel cranio, per quel volto. E eccolo qua. Poi tra l'altro, Riccio avrebbe una storia, ma una storia corta. Quando l'abbiamo provato la prima volta, io mi ricordo che Fuzio mi arrivò in ospedale con un barattolo sigillato, dicendo: abbiamo trovato un'impiccata a un ramo, non sappiamo chi è, ci sono dei... perché avevamo tentato la ricostruzione di passe enorme della mummia, proviamo su questo. Ecco, il risultato poi alla fine è stato questo, è stata una delle più grandi soddisfazioni veramente degli ultimi anni, perché era veramente scomparso e i parenti hanno potuto rendergli onore e pietà. Oppure in questo caso qua, non è proprio una passeggiata a casa, ma si possono trovare passeggiando. Questo purtroppo è un caso mai risolto, però vedete la forte somiglianza. Ne abbiamo fatti tanti altri, è inutile vedere queste cose, però funziona. Cioè, perché? Perché a un certo punto poi alla fine vi arriva la fotografia, perché la ricostruzione viene fatta ovviamente senza... uno lavora nella sua torre tutta la lavori e poi dà il risultato, poi si va a cercare
dall'identikit, la persona più probabile, poi c'è il DNA, ci sono tante altre cose. Però noi in 3-4 ore dall'attacco riusciamo a dare un profilo, un identikit. Quindi, mentre voi sapete che il DNA in 3-4 ore solo nei telefilm, perché ci vogliono 15 giorni, quindi insomma hai voglia, ecco. Se funziona per la parte forense, dovrebbe funzionare anche l'archeologia, però utilizzando le stesse attenzioni. Niente capelli, per esempio, perché i capelli noi non lo sappiamo. Il colore degli occhi ci si fa perché da un punto oggi non si può parlare, non si può. Cioè, pare sia politicamente scorretto parlare anche di etnia. Io faccio anche l'antropologo fisico, per me esiste il sesso e la razza, ma non nel senso cattivo del termine, nel senso proprio fisico, finché non saremo tutti quanti mescolati insieme, che a quel punto le differenze fisiche fra zone geografiche diverse sarà. L'etnia è una cosa che ci dà delle caratteristiche. Ecco, quando si va a ricostruire un volto, generalmente secondo quelle caratteristiche etniche, noi sappiamo grosso modo anche il colore degli occhi, però bisognerebbe andare a vedere i geni, come sono sistemati per poter fare una cosa del genere. Poi anche quella, e oggi c'è una grande lezione, cioè uno può sapere se è maschio o femmina, io posso sapere se è maschio o femmina, nel senso se aveva o non aveva quelle caratteristiche sessuali primarie e secondarie, però non posso sapere come lo gestiva, quindi il problema di oggi sul gender per noi non esiste, e quello non lo possiamo sapere probabilmente mai soltanto dai resti, ecco, questo per essere chiari. Quindi bisogna cercare di essere un pochino più neutri possibili, ma già basta e avanza. Certe volte un volto è proprio un volto. Noi riconosciamo il volto, il nostro cervello riconosce il volto prima dalla conformazione, dal contorno, poi da cosa c'è dentro, poi dalle parti variabili, sopracciglia, capelli, magari occhiali, addirittura barba. Se voi incontrate una persona, ora le mascherine ci hanno insegnato molte cose, no? Facciamo più fatica a riconoscere le persone, perché abbiamo tagliato questa parte qua e soprattutto abbiamo tagliato il vero profilo del per cui la gente noi non lo riconosciamo. Io, l'amica Serena Visi di Pellina, mi sembrava lei, ma non ero sicuro, perché mancava il contorno del volto, no? E noi con le maschere abbiamo visto che certe volte, appunto, capelli, occhiali, barba, se voi in stazione incontrate una persona e non vedete da 20 anni, magari c'è la barba lunga, la riconoscete lo stesso. Ma come fate? Ma sei te, no? Quante volte? Perché il cervello ha dei meccanismi e riconosce alcune caratteristiche, per cui io penso che quelle che avete visto finora sono volti riconoscibili. Il resto è fuffa spesso. Ormai internet, vedete, ci sono presunti o anche ricostruttori di volti già che vi fanno vedere cose straordinarie. Io ho una collega che ha ricostruito il volto di Mary Stuart, va bene, Maria Stuarda, la Carolyn Wilkinson, che è una degli scienziati più importanti nella ricostruzione facciale, bravissima. L'università di lei insegna all'università di Dundee, all'università di Liverpool, però ha una serie di artisti forensi, ma prima fa la ricostruzione nuda e poi ovviamente per la musealizzazione c'è in genere un gruppo di storici, un gruppo di artisti forensi che cercano di ricostruire quello che poteva essere un ritratto, ma lì è un altro discorso, si va sull'arte, sulla ritrattistica, e poi è francamente dichiarato. Io ogni tanto vedo passare delle cose tipo bambino romano che sembra un collegiale tutto con i ricciolini biondi, e quelli sono falsi perché è impossibile, è proprio tecnicamente, oppure gira la faccia dell'uomo in Neanderthal ricostruito con questi sistemi, voglio vedere quanti spessori hanno misurato, ma insomma questo è un altro discorso, quindi bisogna starci molto attenti e secondo me bisogna essere onesti. Noi arriviamo fino a qui insomma io vi posso dire che con buona qualità quelli sono i volti, tutto il resto è fantasia, ma arriviamo
qua. Quindi queste mummie, le mummie avete viste, sono state studiate mediante acquisizione volumetrica dal body con una TAC multislice. La TAC era appena stata montata. Io sono un radiologo, tra l'altro lavoravo con quella TAC, me la sono, non dico montata, ma sono stato lì. Abbiamo fatto il primo paziente in luglio, in agosto abbiamo fatto 3 mummie, e questa perché la tentazione era troppo grande. Questa TAC era una TAC nuovissima, perché dava la possibilità di fare ricostruzioni tridimensionali. Cioè faceva le sezioni estremamente, fa tuttora, perché io la uso ancora, questa qua è messa da un'altra parte, ormai vecchia, ma fa sempre buon brodo, e le sezioni, fa sezioni di mezzo millimetro, perché si possono creare delle immagini diagnostiche straordinarie. Allora andiamo per ordine. Mummia numero 1. Soggetto anziano, di età ellenistico romana, cattive condizioni. Questi le hanno fatto di tutto, piccinino, perché gli hanno anche segato un pezzo d'osso, probabilmente quando era al museo, per farci analisi, non si sa niente. Però era stata sfasciata già all'inizio, nell'Ottocento. Sapete, gli inglesi, quando diventano protettori dell'Egitto, fanno come hanno fatto dappertutto, Partenone. Cioè, si sono rubati perché potevano rubare, no? Per portarlo a British, ma diciamo nella fine del 700 e dell'800 si riportavano a casa. E allora le mummie venivano sbendate, sbendate per l'emozione delle signore di far vedere il vero volto, no? Della mummia. Ora, il problema dello sbendaggio di una mummia, le bende generalmente sono incollate con resine che si sono anche invecchiate nei millenni, per cui lo sfasciare una mummia significa sfasciare completamente il corpo. Pensate a chi ha scoperto Tutankhamon, come l'ha ridotto, insomma. Ora non voglio dire, no, ma perché erano importanti all'epoca molto più i gioielli, i manufatti, che non il corpo. Magari per Tutankhamon, visto che si era fatto mummificare, e si era fatto creare una tomba per poterci rimanere per l'eternità, era più importante il corpo. Anche queste sono cose che bisogna sempre tenere conto quando si va a studiare una mummia, cioè il rispetto come per qualunque corpo di qualunque epoca, ma un altro discorso. Quindi, gran parte sbendato, è una mummia di età ellenistico-romana. Quindi siamo già in un periodo in cui la mummificazione si fa ancora, ma non ha quelle caratteristiche del mondo più antico, dell'Egitto più antico. Tant'è vero, beh, questo è la testa, vedete, nella mummificazione il volto si deforma, praticamente questo volto non è neanche un simulacro di quello che era, anche perché, vedete, l'uomo era abbastanza messo male, guardate i denti, cioè la mandibola ha un solo molare cariato, ne aveva di più, però aveva una parodontopatia tale, va bene, che vedete l'alveolo riusciva a tenere poco i denti, per cui gran parte dei denti, come vedete, sono poi caduti, eccoli là, con questo sistema di filtraggio, vedete i denti, sono caduti all'indietro, praticamente sono caduti in gola, come si dice. Poi c'è un'altra cosa. Vedete, dove c'è quella freccia rossa sarebbe il tetto dell'orbita, no? Lì l'etmoide è sfondato perché? Perché la prima cosa che facevano gli imbalsamatori, che ricordo non erano degli scienziati, non erano neanche sacerdoti, erano la parte più bassa della società egiziana. Erano perché loro lavoravano con i corpi impuri, quindi nessun uomo di libero o benché meno sacerdote, eccetera, si sarebbe mai neanche avvicinato a questa gente. Pensate, racconta Erodoto, che se c'era da mandare una donna giovane per farla imbalsamare, era bello mandarla almeno 3, 4, 5 giorni dopo, cioè quando i processi putrefattivi erano abbondantemente iniziati e quindi puzzava da morire, per evitare il rischio che se la violentassero.
Questo ve la dice lunga sugli imbalsamatori e anche se ve la dice lunga su tutta la leggenda che gli egizi conoscessero la famiglia perché imbalsamavano i morti. Non è vero nulla. Vabbè, ma comunque la prima cosa che veniva tolta per la conservazione del corpo era il cervello, perché il cervello si decompone subito. Quindi veniva messa un ferro o addirittura una stecca di bambù, noi abbiamo ritrovato in alcuni mummi questa stecca di bambù, con cui estraevano il cervello dal naso. Quindi il naso veniva praticamente distrutto. Poi venivano aperti, venivano tolti i visceri, poi il cadavere veniva messo nel natron per 40 giorni, il natron è un sale, è un solfato doppio di potassio e alluminio che praticamente toglieva l'acqua al cadavere per osmosi, poi il cadavere veniva riempito di varie cose, anche dei propri visceri a un certo punto della storia egizia, poi veniva ricoperto di balsami, fasciato e messo nella sua situazione definitiva. Non si pensava a conservare il corpo, le fattezze del corpo, quanto il corpo fisico, per motivi puramente di credenze sull'aldilà. Quindi non c'era nessun altro. Probabilmente nell'antico regno, quando si seppellivano le persone nella terra, con quel caldo e quel tipo di ventilazione si ottengono mummie naturali. Quando cominciano a creare dei sarcofagi e ci mettono il cadavere ovviamente non si conservava più. Questa è una possibilità molto, forse anche molto fantastica, di come per mantenere quella preservazione hanno cominciato a imbalsamare, cioè il passaggio da un tipo di sepoltura a un'altra. Poi ci sono anche altre cose che ora... Ma molto spesso queste mummie hanno posizioni strane, cioè il che significa che molte di queste erano già mummie naturali poi fasciate, ma questo perché se tante volte qualcuno muore nel deserto è difficile trovare l'osso nel film western dove spunta lo scheletro, ma generalmente trovate una mummia naturale. Vabbè, un altro discorso. Dicevamo, imbalsamazione, ormai si è persa una tradizione. Questo signore ha due coste in più che non sono sue e sono mobili. Una la vedete con quella freccina gialla, l'altra la vedete là sotto, il che vuol dire poi dentro probabilmente c'ha foglie, quando si apre dentro le riempivano quel che lo potevano riempire, no? Tra cui appunto probabilmente nell'area di imbalsamazione c'erano altre cose, le mettevano dentro, tanto una volta chiuso. Questa è ovviamente una ricostruzione non facile, ma da una parte è molto interessante. Perché? Perché i punti craniometrici, alcuni di questi non ci sono più detti, quindi bisogna... sono dei criteri per cui dalla lunghezza dei denti superiori, la lunghezza, si può predire la lunghezza dei denti inferiori e poi si piazza il marker nel punto giusto. Vedete, una caratteristica che poi vedremo dalla forma a questo volto, è che la mandibola è molto sottile, è classico delle mandibole dentiche, ovvero delle mandibole che ormai non hanno più denti e quindi si atrofizzano. Nell'anziano, la classica nonnina con la bazza fuori, no? Senza denti, ma c'ha una mandibola sottile così, ovviamente. Adesso non più, perché con le nuove protesi, eccetera, si mantiene il trofismo della mandibola, ma il nostro signore aveva una mandibola molto sottile. Per cui vedete il rapporto che esiste fra naso, bocca e mandibola è un rapporto caratteristico. Lo stesso vale per l'anteriore e alla fine abbiamo un voto che è abbastanza interessante. È difficile rendere bene con questi sistemi, rendere bene le rughe eccetera, ma ci sto lavorando, qualcosa si vede. Quindi diciamo questo è il primo, e detto fra noi, a noi è sembrato sempre quella la mummia meno interessante, ma non è vero.
perché questa unione, come avete visto, ci ha dato una serie di indizi proprio sulle botteghe di imbalsamazione. E la mummia numero 2 ci ha dato ancora più problemi. È un soggetto per femminile, è arrivato parzialmente sbendato e con frattura delle braccia, cioè degli arti superiori e del bacino arti inferiori, per cui il sospetto è che sia stato profanato ab antico, già in Egitto, anche perché gli egiziani erano straordinari per profanare, come tutti i vari, per profanare le tombe, non solo, ma vendevano anche le mummie. Vendevano anche le mummie, ma non vendevano le mummie anche false agli antiquari dell'Ottocento inglesi. Gli inglesi, intanto, li abbiamo sempre venduti tutte anche noi. Voi non avete idea cosa hanno venduto gli antiquari fiorentini agli inglesi tra 8 e 900, insomma, d'altra parte bevevano tutto e quindi li regalavano finte cassapanche. Ma in questo caso gli egiziani vendevano la carne mummificata perché la mummia serviva a scopo farmaceutico. È una vecchia storia. Allora, la mummia, nelle vecchie farmacie, ci sono al barello c'è scritto mummia, e quella è mummia. Perché? Perché la mummia, mi alzo un attimo in piedi, perché la mummia contiene nei balsami e nella carne, contiene non soltanto l'essenza intera del corpo, ma anche le spezie, per cui diventa una sostanza che è intanto molto simile al corpo umano e poi che ha delle caratteristiche di forza vitale notevoli. Per cui questa mummia, la vera mummia, erano i prodotti di imbalsamazione, non la carne secca, attenzione, quello di imbalsamazione veniva venduta a carissimo prezzo, questa polvere nera veniva aggiunta dei farmaci ed aveva come caratteristiche quella di fermare le emorragie, cioè nelle malattie emorragiche e anche come ricostituente insieme ad altri. Quindi c'era, a partire dalla tarda antichità, un commercio notevole di queste mummie, specialmente nel Medioevo, e gli egiziani vendevano tutto quel che trovavano. Cioè e spesso vendevano porcherie, tant'è vero che c'è un medico goriziano, Pietro Andrea Mattioli, che dice: ma scusa, con quel che ci vendono 500 a Gorizia, ma con quello che ci vendono gli egiziani, queste porcherie spacciano per mummia, perché non ce le facciamo da noi con i morti dell'ospedale che non reclama nessuno? E dà anche la ricetta, ma quella, se la volete, ve la potete andare a vedere. Ma torniamo a noi. Ecco, la sezione della testa è molto interessante. Perché? Perché intanto, vedete come ci sia una benda che viene usata come protesi oculare. Cioè nella cavità orbitale c'è una benda, probabilmente con il balsamo, no? Con della colla, no? che gli fa l'occhio. Vedete che il naso, anche il naso è aperto, vedete, perché è passato ovviamente il ferro dell'imbalsamatore, e però c'è questa cosa interessante, questa è resina, vedete, è omogenea, quindi viene tolto il cervello, ci viene colata dentro della resina, del balsamo. Ora, la resina è una cosa estremamente cara, estremamente costosa. Ora, riempire un cranio, è molta resina. Per cui il sospetto è che questa signora, questa, vedete quanta resina, appartenesse in qualche maniera avesse uno stato sociale piuttosto alto, anche perché guardate la mummia di Ramses II, quindi è Ramses II, un faraone, guardate quanta resina. Vedremo nella prossima mummia che è un sacerdote, quindi di uno stato abbastanza alto, come non abbia quasi niente. Vabbè, gliel'hanno messa da altre parti, ma se noi andiamo a fare un censimento delle mummie, le mummie hanno poca resina dentro la testa. Sì, ne hanno un poca, per tanto quanto basta
per preservare, no? Le meningi restano, no? Quando si va a vedere, per preservare in qualche maniera la conservazione. Qui invece siamo di fronte a una grossa quantità di resina, quindi il sospetto rimane. Aveva i suoi fastidi, vedete, allora la freccia rossa è l'usura dentaria. Allora, l'usura dentaria, noi ormai non abbiamo più questi problemi, andiamo dal dentista, mangiamo cibi soffici, ma un tempo, specialmente in Egitto, dove, ma un po' in tutte queste civiltà che usano le macine di pietra, generalmente la farina e anche altri cereali sono leggermente abrasivi. Poi c'è una dieta molto ricca di verdura che ha fitoliti altrettanto abrasivi, no? Per cui noi abbiamo una erosione dentaria che può piano piano scoprire la dentina e arrivare fino alla polpa. Cioè, certe volte troviamo soggetti anziani che si sono praticamente piallati completamente il dente, si forma dentina secondaria, non è che rimane il buco, però, e da quello possiamo anche avere idee, per esempio, dell'età. Poi abbiamo sempre qualche carie importante. Nel nostro caso abbiamo anche un bel ascesso, vedete qui dove c'è la freccia, questa è una sezione della mandibola e quella cosa bianca che è dentro è l'apice di un dente, di un incisivo che è dentro. Ovviamente l'imbalsamazione cosa comportava? Comportava lo svuotamento dai visceri. E in questo caso vedete che il torace, questa è una sezione all'altezza del torace, in alto c'è lo sterno e in basso c'è una vertebra toracica, quindi questo è un torace completamente vuoto. Completamente vuoto, non completamente vuoto perché se no andiamo un pochino più giù c'è un qualcosa, vedete, nel centro e poi c'è una cosa tonda lì. In effetti, la cosa tonda sono i resti del cuore, perché il cuore veniva lasciato generalmente nel torace. Nell'antico regno, scusate, nella XXI dinastia a cui appartiene probabilmente questa mummia, non si usava più il metodo dei vasi canopi. Ora, i vasi canopi lo sapete tutti, ma insomma, i visceri venivano dedicati a determinate divinità e si formavano dei vasi, che potevano essere anche di alabastro, di pietra preziosa oppure di materiale più vile, dove venivano messi i visceri trattati parzialmente, cioè imbalsamati, trattati e poi venivano chiusi e venivano messi a fianco del sarcofago. Il fegato, l'intestino e così via. E perché ognuno rappresenta, ora questo è un discorso che ci potrebbe molto lontano. In questo caso i visceri, invece di essere messi nei vasi canopi, venivano trattati, fasciati e rimessi o nell'addome o nel torace o in tutti e due. Questa è la sezione, è la sezione, vedete come nell'addome si è riempito di fasce. Per dargli la forma e poi lì dentro tra le fasce troviamo anche i visceri trattati. Poi a un certo punto abbiamo osservato che là c'era qualcosa, vedete, dove c'è una freccia c'è uno scarabeo che beh, ovviamente noi possiamo vedere la forma ma non come era dipinto eccetera, uno scarabeo che era stato messo direttamente dentro il torace. Anche questa è una cosa molto interessante. Generalmente venivano messi fra le fasce. In questo caso, e non ci sono soluzioni di continuità del torace, è stato messo durante l'imbalsamazione direttamente dentro il torace. Ora, queste sono cose che io vi dico il peccato, ma non so di che peccato si tratti, cioè queste usanze, poi uno lo potrà chiedere a un egittologo. Vedete in che condizioni purtroppo è questa mummia, qui siamo a livello del bacino, vedete il bacino è praticamente completamente lussato e rotto. Questo è per questo, e la rottura di questo genere probabilmente ci dice che non furono gli sfasciatori moderni, ma che era una mummia già violata in antico.
Tra l'altro, di lei avete potuto osservare il volto direttamente, si vede, questa è ricostruito all'attac, ma insomma è esattamente quello che potete vedere, insomma. Si vede il naso come è stato aperto, si vede per esempio le palpebre che sono semichiuse, ancora un po' di capelli. E questo mento molto lungo invece è un falso, lo vedremo anche con falso, con passe enorme, questo complica la ricostruzione. Perché? Perché la bocca non è completamente serrata, ma venivano messe, c'erano delle bende, insomma in qualche maniera la tengono abbastanza aperta. Quindi andare a ricostruire su queste caratteristiche morfologiche sarebbe un azzardo. Per cui cosa si fa? Si ricava il cranio, si toglie digitalmente la mandibola, si riarticola e questo è il risultato. Il risultato, poi vengono messi gli spessori, eccolo qua, questo è il risultato confrontato con il cranio e questa è lei. Che è molto diversa, vedete, sembra, poi ci sono delle caratteristiche, uno si potrebbe vedere, ma poi ho provato anche a sovrapporre le due, ora non ve lo faccio vedere, corrispondono perfettamente, ovviamente, eccetera. E questa è una caratteristica, è molto interessante, questo perché? Perché noi dicevamo, noi sappiamo sempre poco dell'etnia. Però è una faccia mediterranea, è una faccia mediterranea, però probabilmente se volessimo veramente un po' di fantasia la potremmo collocare un pochino più a sud del delta del Nilo. Però se voi avete, non ci avete fatto caso, ma se andate a vedere giù la ventola più bassa del Mediterraneo, a un certo punto fa vedere la mummia di Zagabria, famosa mummia di Berlinteus, che ho avuto l'attacco, quindi ho fatto la ricostruzione, e un'altra sacerdotessa, anche quella è una sacerdotessa con dei tratti leggermente meno mediterranei degli altri, ma questa è semplicemente un'ipotesi. Però l'avevamo chiamata a suo tempo, Teresa Vidulli l'aveva chiamata Neferette, cioè la bella. In effetti, già nella prima ricostruzione di anni fa, dove non avevo serrato la mandibola a un fesso, e anche questi ci dice che aveva dei tratti veramente belli e regolari. E arriviamo all'ultimo, se abbiamo finito, Passenor è l'unica mummia intera, finalmente una mummia. Piccinino, no? È messo in un luogo d'onore, nessuno gli ha fatto del male. Il problema è cioè, quando è fasciata così, non sai chi è, ci sono stati un po' di imbarazzi prima di fargli le radiografie negli anni 50-60. Vi ricordo, tra l'altro, una curiosità che siamo qui così. Che Wilhelm Conrad Röntgen inventa il raggio X nel 1897, come tutti sanno, no? E quindi li applica subito, perché capisce subito, nonostante fosse tedesco e ingegnere, ma capisce subito che si può applicare alla medicina. Quindi le prime radiografie sono del 97. A Trieste saranno del 2, perché Gortan va a imparare da Röntgen e apre il primo istituto in terra italiana, fra virgolette, della storia. Quindi Trieste, oltre ad avere l'ospedale maggiore, oltre ad avere il primo intervento di amputazione dello stomaco, la famosa operazione di Birot, nella storia anche il primo istituto radiologico italiano, poi ha avuto anche il primo istituto di medicina nucleare, nessuno se lo ricorda, ma insomma è bene dirlo, perché io, avendo lavorato 40 anni all'ospedale maggiore e interessandomi in storia della medicina, sono molto orgoglioso di tutto questo. Ma dicevo, nel 1898,
nel 1898, quindi un anno dopo l'invenzione di Röntgen, viene fatta la radiografia a una mummia, che tra l'altro abbiamo rifatto l'attacco col gruppo ultimamente, la mummia di un bambino, e vengono fatte sistematicamente radiografie a tutte le mummie dei musei dove era possibile. Perché? Perché le radiografie faceva vedere dentro le fasce, e soprattutto faceva vedere quanti falsi si erano fatti rifilare gli antiquari nell'Ottocento. Il nostro caso invece non è un falso, voi vedete come sono distribuite, questa è una sezione, come sono distribuite le fasce, vedete che non c'è resina dentro la testa, fasce. Ma questo poi vedremo forse, forse anche perché sbendandolo si vede che ha due oggetti, uno scarabeo e una lamina. Non è metallo, è porcellana dalla densità, e che è maschio, si vede, non, il pene veniva avvolto nelle bende, quindi non mi fate grosse idee, ma, e questa è la distribuzione della resina. Cioè, e vedete che gli occhi sono in faianza, sono in ceramica, e sono applicati attraverso riempita l'orbita, messa la resina appiccicata sopra. Quindi lui mantiene gli occhi. Questa è una cosa che ha origini, secondo me, estremamente antiche. Se con il professor Costantinides ce la faremo in primavera a fare una conferenza sul barone Revoltella, ma non vi diciamo niente, comunque aveva le protesi oculari. Proprio perché, ma io ho ritrovato della specie di cose di questo genere in una sepoltura del piano neolitico dove era stato ricostruito il volto, quindi il volto era stato ricostruito avevano ricostruito il volto del defunto per motivi rituali, quindi avevano riempito il cranio di materiale plastico e poi con dell'argilla e della polvere di ocra li avevano rifatto il volto, la maschera del volto, e ridipinta. Però gli avevano sotto gli avevano fatto due protesi oculari che non si vedevano, non era possibile. Quindi il ricostruire gli occhi doveva avere nel mondo arcaico delle ritualità, diciamo, dei significati e delle ritualità precise che in gran parte per ora ci restano ignote, però è importante, come per dire che l'occhio, vabbè, uno direbbe anche l'occhio con la sua parte, ma non volevo dire questo, volevo dire che l'occhio come per la vita di relazioni è estremamente importante anche dal punto di vista rituale. Non aveva balsamo nel cranio, però guarda caso l'aveva nel torace, una grossa quantità. Tra l'altro, quello che vedete sotto, quella cosa tutta a puntini, quello è il polmone, e sia quello grigio che quello bianco, perché è polmone più i sali di imbalsamazione. Cioè, a questo signor Pa gli hanno lasciato il polmone e il cuore. Vediamo, poi una volta io l'ho sfasciato ovviamente, ma l'ho sfasciato con l'attacco, con tanta pazienza, si tolgono le bende fino ad arrivare al volto. Quindi questo è il volto nascosto dalle bende e vedete che assomiglia anche come caratteristiche agli altri, vedete il naso che è rotto dove è passato il ferro rimbalsamatore e anche la bocca vedete che è aperta perché ci sono i balsami. Questo è ora vedremo la ricostruzione, però dato che sono le ultime tre non vi avevo portato perché lo imbalsamo in questa maniera. Questo dobbiamo rifare l'attacco. Allora, rifare l'attacco bisogna farli per fare delle piccole biopsie che
che non sono, sono microdistruttive, quindi non toccheranno praticamente niente. Perché? Perché le caratteristiche radiologiche, lui ha delle calcificazioni nei muscoli e ha anche delle calcificazioni nel... Scusate un attimo. Delle, l'ho tolte apposta per brevità, delle calcificazioni dentro il torace e anche, che sono probabilmente incistamento di vermi, di nematodi, cioè lui praticamente è morto di una parassitosi, la trichinella spiralis probabilmente, per aver mangiato carne probabilmente di maiale non cotta, per questo si dice sempre poi c'è la carne di maiale, c'è ancora la trichinosi, se non si cura è mortale, ma anche se si cura ogni tanto è mortale, quindi bisogna starci molto attenti. Quell'ambiente, l'ambiente nilotico ovviamente, un ambiente caratterizzato da inondazioni, da esondazioni, che ha fatto la fortuna ovviamente di quella terra, era anche un ambiente ricco di parassiti. Parassiti sia acquatici che non, e quindi le parassitosi in Egitto erano una vera e propria piaga. Tant'è vero che si riscontrano tracce di terapia, ovviamente non sapevano, non conoscevano le parassitosi, ma nel papiro di Ebers, che è uno dei due o tre papiri medici che ci sono arrivati dell'Egitto medio antico, ci sono le terapie, perché era un problema. Probabilmente lui muore per questo problema. Se riusciamo a biopsiare una di queste piccole calcificazioni, ne avremo la prova provata, ma lo faremo prima o poi, perché non è una cosa così banale. Questo è il cranio, vedete la posizione degli occhi, anche in questo caso ovviamente ho dovuto togliere la mandibola e riarticolarla, e questa è la corrispondenza del volto del nostro Passenone. E devo dire che qui ha aiutato molto il fatto che quest'uomo aveva un cranio quasi assolutamente simmetrico, perché la difficoltà è quando ci sono asimmetrie del volto, e allora bisogna, è molto lungo il processo, ma quando in questo caso noi abbiamo, vedete, un cranio che è praticamente, guardate, ecco, un cranio di questa simmetria. Ah, vi faccio notare che il nostro bravo, oltre alla parassitosi, allora cosa anche di molto più doloroso, vedete questo? E vedete, questa è una radice dentale, era un grande ascesso con una pistolina che andava nel seno mascellare, per cui diciamo che oltre ad avere problemi di diarrea, problemi di cattiva respirazione, all'ultimo a essere anche qualche problema cerebrale, aveva un bel problema di sinusite purulenta e ascesso. Questo perché siamo vicini al pranzo e quindi con queste ultime considerazioni io vi volevo, ecco, questo è il nostro sacerdote incensiere, è morto grosso modo a quest'età, per cui direi che possiamo, e con questo vi ringrazio. Questo sono io molto più giovane, e Fulvio se lo ricorda, al tempo in cui abbiamo fatto le prime scansioni delle mumme, vedete, la macchina era nuova e io avevo più capelli e soprattutto più denti, perché ero molto più giovane, ma però devo dire la verità che nelle notti passate a studiare queste cose qua, quando ero di guardia, mi chiudevo giù, le notti sono state estremamente fruttuose, tranne una notte che dopo aver ricostruito questa mummia, che me la vedevo lì, eccetera, eccetera, alle 3 del mattino ho detto: sa mai, no? Ho spento le luci e sono andato a cercare compagnia, perché effettivamente un pochino fanno anche un po' impressione, anche se uno ci è abituato. Bene, grazie. Se avete domande.